Benvenuti nel mio canale, io sono Simona e loro sono le nostre galline Moroseta. Vi volevamo raccontare un po' la nostra storia di come è nata questa passione, vero Elsa? Lei si chiama Elsa e Bruna. E allora, la storia è nata così, non abbiamo mai sentito parlare di galline Moroseta se non tramite un video che abbiamo visto su Sky, di questo chihuahua. Poi che cosa è successo? Abbiamo pensato di realizzare noi a casa un'incubatrice fatta di cartone con la temperatura e tutti i vari accessori, e abbiamo fatto questo esperimento perché volevamo vedere se riuscivamo con le uova fertili a vedere la schiusa in diretta di un pulcino, e così è stato. Questa è un'esperienza che consigliamo a tutti perché ci permette di vedere tramite la speratura al nono giorno appunto la crescita di questo embrione, ed è una cosa meravigliosa perché ci permette di osservare e toccare da vicino ciò che Dio ha creato, quindi osservare la creazione ci avvicina più al nostro creatore che ci ha progettato in maniera così meravigliosa. E dopo 21 giorni abbiamo appunto visto la schiusa di questi pulcini, potete vedere sia l'incubatrice che il video nella playlist, diciamo, sul mio canale. E quando abbiamo visto che ci siamo riusciti quindi a vedere la schiusa di queste uova, abbiamo pensato di incubare le uova di Moroseta e quindi di vedere queste galline Moroseta di cui avevamo tanto sentito parlare però che non avevamo mai visto. E così è stato, ci siamo informati sull'allevamento più vicino, abbiamo preso queste uova, inizialmente erano 12 uova, 6 di gallina bianca barbalunga e Moroseta e 6 a barbalunga nera. E di 12 uova 9 erano fertili e su 9 uova si schiuse 8 uova, e quindi li potete sempre vedere sulla playlist. E così sono nati i nostri pulcini e siamo stati lì dietro a crescere questi pulcini meravigliosi fino alla loro crescita, e alla fine abbiamo deciso di tenerne 2. Come potete vedere lo spazio che noi abbiamo è molto ridotto, abbiamo costruito il pollaio perché purtroppo lo spazio è poco, e quindi loro oggi hanno 5 mesi, guardate quanto sono belle. E la storia delle galline Moroseta è questa praticamente, la provenienza non si sa, forse dalla Cina, Elsa fai la brava, forse dalla Cina, però sono galline meravigliose. Quando ad esempio Marco Polo l'ha scoperta in un viaggio, pensava che fosse un incrocio tra un coniglio e una gallina, perché sono le uniche galline che hanno invece delle piume il pelo, quindi hanno una piuma fatta di pelo e quindi sono morbidissime. Ma la loro caratteristica è che sono dolcissime e sono veramente galline da compagnia, le potete benissimo tenere. Ecco, guardate il nostro prato, guardate il nostro pratino inglese, essendo loro che hanno queste zampette calzate, si dicono così, guardate quanto sono belle le loro zampette calzate, hanno 5 dita e non ce lo rovinano, vero? Vero Elsa che siete brave? Sono molto carine e hanno una caratteristica, praticamente sono galline non solo da compagnia, infatti vengono usate per la pet therapy, ma sono ottime covatrici più che ovaiole, quindi loro le uova tendono a covarle se non gliele levate, e le loro uova hanno il doppio di vitamina D, già l'ho detto in un altro video, è interessante questo. Però noi vi volevamo parlare di loro perché ci hanno dato tantissime soddisfazioni e poi noi siamo riusciti nel nostro progetto di vederle a casa nostra nascere e quindi crescere. E quindi la prossima cosa che noi faremo adesso, in modo che possiamo condividerla anche con voi, è quando faranno il loro primo uovo. Ok, quindi questo è tutto, vi abbiamo raccontato un po' la loro storia, ve le consigliamo perché sono veramente fantastiche e niente, aspettiamo appunto quando faranno il loro primo uovo e lo condivideremo con voi questo video. Ciao a tutti e al prossimo video.